Il modo migliore per iniziare una nuova stagione ricca di insidia, ma anche di tante speranze. È stato un successo di partecipazione e di affetto la presentazione della Jazz Am Gas Le Mura Lucca ieri sera in Piazza dei Mercanti. Una vera e propria sfilata, quella delle ragazze di Mirko Diamanti, che si apprestano già domenica ad affrontare il primo impegno di stagione, quello con le acerrime rivali di Schio per la Supercoppa. La serata, condotta nel migliore dei modi dal nostro Lodovico Poschi Meuron, di Lucca e media partner delle Mura Lucca, ha visto la collaborazione preziosa del negozio Vela Massimo Rebecchi e del caffè ristorante Pult. Le giocatrici biancorosse hanno letteralmente sfilato una a una in mezzo alla caratteristica piazza fra gli applausi del pubblico e dei numerosi tifosi presenti. Durante la presentazione sul palco, dove c'erano anche l'ex capitano Gloria Favilla e l'ex giocatrice Cristina May, hanno preso la parola il presidente della provincia Stefano Baccelli e l'assessore con delega allo sport del comune di Lucca, Celestino Marchini, per ringraziare e fare l'in bocca al lupo alla squadra per la nuova stagione. Per la società, il dirigente responsabile, Luca Busico, ha voluto ringraziare gli sponsor che ogni anno permettono al basket femminile Le Mura di poter continuare questa bellissima avventura. Prima della sfilata vera e propria, è stata presentata anche la Pantera Nera Lemù, la nuova mascotte della squadra biancorossa, che per tutto l'anno sarà presente al palazzetto nelle partite casalinghe della Jazz Am Gas. Per finire, l'augurio di coach Diamanti per una stagione che sia ancora ricca di soddisfazioni. Io penso che le valutazioni vanno fatte su non tanto sulle classifiche finali, ma sulle potenzialità della squadra e la capacità di saperle utilizzare al massimo le potenzialità. Io credo che questo sia il nostro obiettivo, di arrivare a sfruttare al massimo le potenzialità di questo gruppo, poi a quel punto vedremo la classifica che ci compete. Ma adesso la parola passa al parquet. Il primo appuntamento stagionale è con la finale di Supercoppa contro la Famila Schio, in programma alle 18 al Pala Campagnola, domenica.